Ciao e benvenuti in un nuovo video su Big House. E oggi siamo davanti alla banlist. Ovviamente. Alla banlist. Vediamo, effettivo da oggi per noi. Proprio da oggi? Oggi. L'unica cosa che mi sono spogliato è la data. Oggi. Quindi, oggi per noi, ieri per voi. Allora, con calma. Ovviamente la solita scritta next update a few months from now. Quindi altri 4 mesi. E andiamo con calma. Duster è ancora qua, quindi Dragon Ruler... Dai, vai giù un po' veloce, dai che... Sono tutti link. Cioè, dove sono tutti link? Cosa che devo sentire? Ah, Electro, è quello lì. Electro, è quello lì. Summon Sorcerer. Linkross. Ecco. Sword Soul. No, non è vero. No, dai. È tornato alla versione base. Quella senza Needle Fiber. Prankids, mia mo. Tutti quelli che dicevano, ma così mi spacchi il mazzo, non lo faranno mai. Oh no, quanto mi dispiace, adesso... quanto mi dispiace. Vabbè, adesso il mazzo deve partire con Poli, due bambini e i Brave Token. Sì, vai che... una 4 calcom. Il prossimo? Oh. Alleluia. Mamma mia. Finalmente. Grazie a Dio. Quindi, niente più False Lock, niente più Prank Hits, niente più combo Auradon Fibrax Deathbot 001. Non avrei mai detto che avessero bannato questo dopo aver ristampato Deathbot 001 e quell'altro, però vabbè. Sì, ma l'abbiamo anche comprato Ultra. L'abbiamo anche comprato Ultra. Adesso Deathbot 001 fa schifo, Dio cane. Vabbè, sti è cazzi. È inutile. Vabbè. Però, ok, bandite 3. Spero che ci fosse engagement. Niente, 3. Beh, sono anche contento. Mio amico Verte Aurora. Può dare il PC per qua dentro. Orco, che è vero. Vabbè, andiamo. Magari. E magari The Knight. Black Dragon. Dai, che sono così. Dai, che sono con le mani alzate per lui. Eccolo! È tornato! La Jet Synchron ha uno con Needle Fiber. Dopo le persone si lamentano che Needle Fiber è il problema del meta. No, ma Jet Synchron senza Aurora non serve un cazzo. Eccolo! Addio, based. Addio based. Gazzella ancora uno. Vabbè, ci sei. Beh, sicuramente ci sarà circolo 3. Il gioco di 3. What the fuck? È una carta di merda sta qua, dai. Vuoi è un bidone di merda. Sì, è un bidone adesso. Ma la carta, cioè, è troppo lenta. No, beh, ma le carte per me arrivano adesso. Eccolo. Vabbè. Utilissimo. Meno male. No, in realtà è utile per tutti quei mazzi che ne richiedono due. Non puoi più giocare Crystron, povero Crystron. Vabbè, chi se ne frega, a chi ha giocato Crystron, sì, quando è uscito di nuovo Fire? Ma Gesù! Una carta di un archetype. Ma chi se ne frega? Ha fatto più danni in altri mazzi che nel suo. Ma mazzo che non gioca... Che non chi se ne frega? Il suo mazzo è forte? No, lo hanno giocato? No, esiste ancora? No. E allora che cazzo me ne frega di Crystron? Urco 2... Ah, questa fa male. Vabbè, boh, dipende. Però con tre cazzo di Scrubal, di Scrubal Joker. Effettivamente, non lo so, vedremo. Vedremo. Ma secondo me c'è Trif che sarà felicissimo. Shoot il Riser Dragon a 1. Qua non hanno iniziato a fumare forte. No, da qua in gioco più, secondo me. No, ma questo è stato troppo un meme. Questo è stato un meme. E cosa serve? Cioè, già lo giocherà uno. Cioè, è dubito nel giochino più di uno. Vabbè. Adesso okay. Io la mia carta meme. Card of Demise? No. What the fuck? What the fuck? Ma se, noi abbiamo detto Denlog, perché abbiamo detto... Beh, Denlog, cioè, hanno stampato le cose, la trappolina dei casi. Metteranno Denlog a uno, è quello un po' più fattibile. No, change of heart. Change of heart. Vabbè. Dovremmo anche avere un cambiare idea, sai? È fortissimo sta carta. Sì, vabbè, è come se avessero mai messo Mind Control a 2. La differenza con Mind Control è che Mind Control... Questa qua non ha limitazioni sul mostro che rubi, mentre Mind Control dice che... Non può attaccare e essere tributato. È un po' più forte di Mind Control. Sì. Non c'è niente. Parla di Mind Control. Aspetta. Manca ancora una. Questa carta è una merda. Significa? Ok, la stanno tirando fuori, per l'amor di Dio, però, vabbè. È una merda. Vabbè, Time Seal cos'è? Tu la giri e il tuo avversario non può pescare nella drop is. Porco tu, non pensa a te. Vabbè. Semi-limitate. Malicious. Vabbè, sempre là. Lui è già... È la sua casa. Quindi. È la sua casa. Già una. Che palle! Vabbè, è passato da 1 a 2. Tanto con Dino cazzo là... Come cazzo si chiama la terreno a 1? Fa schifo il mazzo. Damn, bro! C'è verte banata. Che cazzo fa quel mazzo? Schifo comunque. Vabbè, damn, bro. Ti ha dalle fatte, però. Ma cos'è la sua handboard? C'è niente? Ti evoca Natasha due volte. Porco
Anch'io avevo. Vabbè, ci avete bannato questo discorso di prima. Potrebbe essere però, rimasta 2. Nadir. Poi su Desire 2. Desire è troppo un meme. Perché? Desire è andata 1 a caso. Ma adesso! L'hanno limitato adesso. Che cazzo lo limiti? Ma sì, è per la consistenza del povero mazzo che ha perso la Lodo. Vabbè, cioè, tolgo. Vabbè, Lightstay. Wall of Revenant Light. Grazie al cielo. Si sono accorti che esiste. Si sono accorti, finalmente. Dopo 8 anni. Come Time Seal era lì per sbaglio. Se ne sono accorti. Unbanned. Vabbè, Nine, perché ha l'errata. Trishula va bene. Anche questo Trishula sale da 1 a 3 a 3 a 1 a caso. Nel staglio finalmente si sono accorti che l'avevano lasciata là. Hero Lives, easy. Summon Grid Circle, chiamata. Scape God, chiamata. E basta. Allora, Flanderese intoccato. Perfetto, un altro meta di merda con sto cancro di mazzo che fastidio. Vabbè, giocherò Lansea e infinite altre carte per autarlo a prescindere. Dwarsol perde Auroradon. Problemi? Perde una parte di combo fortina, possiamo chiamarla così, ma sinceramente non mi dispiace. Tutti i mazzi che giocavano Auroradon, ora siete contenti così non lo fanno più le loro super combo, che alla fine era Baron Savage Pass. Prankitz ha perso lo starter e semplicemente il mazzo ci saluta con la manina. Per il semplice motivo che anche giocando i Brave Token per partire deve avere, come abbiamo detto prima, due nomi più polimerizzazione. Quindi impossibile. Verde Anaconda ci fa ciao ciao con la manina e l'avevo detto. Ci fa ciao ciao con la manina anche tutto il reparto di PE e Dragoon. Per il semplice motivo che, hey, ora è molto più difficile tirarlo fuori. Ovviamente è giocabile ancora in vari mazzi contro, perché Dragoon puoi giocarlo in Subterror, Sky Striker, oppure puoi giocarlo in puoi giocare DPA in Sky Striker. Però sono due brick con altri due brick nel mazzo, quindi scelta del giocatore. Sinceramente, potete giocarlo come no. Ci sarà qualche DPA in giro, ma dubito che sia così facile da giocare. E basta, sinceramente, come Forbidden sarei contento. Avrei preferito vedere anche Falce, ma a sto punto, senza detta verte. Uno più, sinceramente, senza verte non faceva niente lo stesso. L'hit era o verte o Falce, hanno deciso di colpire direttamente verte. Sono contento. Quindi il mio DPA posso metterlo nell'album, che tanto adesso non serve più a niente. È giocabile in Despia, perché puoi cercare altro col nuovo drago, bla bla, chi se ne frega. Poi, per quanto riguarda le limitate, Jet Synchro, hanno uno. Vabbè. Può essere carina per fare qualche combina, c'era la combo Synchro con cosa, ma senza Aurora non serve più a niente. Red Rose Dragon, possiamo dire addio Based, quasi. Diciamo che ha perso una buona partenza e giocare due brick più una di queste la vedo difficile, quindi Based e tutta la compagnia bella ci salutano tranquillamente. E gli Atagarasu è troppo lento, ci sarà qualche combina che te la porta fuori rapida, ma deve attaccare. Attaccare degli atalotti, Shinobir può farlo perché rimbalza tutto e attacca, però è difficile. Needle Fiber ha uno, può essere anche un hit preventivo del tipo ehi, me lo metto uno e poi ve la banno la prossima Vanlis, è uno. Sinceramente anche Fiberx a uno è buono solo per perdere follow up per il turno dopo, cioè una volta che l'hai tirato il turno dopo è là, perso per sempre. Si giocava uno. Anche due, cioè Base ne giocava due perché aveva fatto il turno dopo. Che cazzo fa Base adesso? Niente. Monkey Board mi fa un po' più paura, sinceramente. Allora, bisogna vedere come giocherà Pendolo, assolutamente. Ma con i nuovi supporti, le nuove carte, tutte le carte che hanno liberato, non lo so, però la cosa vedremo. Più autistica è che Pendolo... Sì, Tornado Dragon è anche... Che Tornado Dragon non hai di pie, per amore di Dio. E che volendo puoi farti anche Baronessa, che Reborn. Io avrei bannato Falce proprio per il fatto che ci sono tanti altri modi rispetto a solo DPA per fare Falce. DPA era quello più facile, per l'amore di Dio, però c'è Baron che la Reborn, c'è Tornado Gago che la spacca, però è molto difficile, che vedremo tranquilli. Shooting Riser Dragon. Non ho capito. Hanno fumato l'erba buona. Change of Earth. Uguale. Hanno deciso che perché liberare Mind Control quando liberare Change of Earth era meglio. Sinceramente non è una carta, cioè è una carta forte, per l'amor di Dio, è a uno, quindi è una giocata fortunata. Un bait per vari negate, sicuramente. Sì, ce n'abbiamo una. È un pranky, è un Pankratos. Ah, vabbè. È un Mystic Mind. Non è proprio playable, però. Ah, dai, neanche male. Vabbè, let's play it. Let's play it. Magari è finta. No, dire è vera, però. Time Seal è troppo lenta. Troppo lenta. Devi settarla turno 1. A far andare al tuo avversario che pesca. Tirarla.
Nel tuo turno, mi pare, perché ti locca ad attivare la suona nel tuo turno e fermare la pescata del quarto, del secondo turno dell'avversario. Ciao. Dynamite Cavaliere Dragon Fighter, come ho detto prima, senza la terreno il mazzo è inconsistente. Senza Demise. Senza Demise, senza niente. Zero, ma... È inconsistente a bestia, è... Qualsiasi cosa, mettetelo dentro tanto. Cyber Angelo Benta, e poi con tutti gli out che abbiamo per quel mazzo ora. Lightning Storm, Evely, ciao. Cyber Angelo Benten per Drytron. Drytron non ha più neanche Eva, quindi non è che possa fare tantissimo, però comunque vi fa fare un paio di combine in più. Carino, nulla di più, però sinceramente Drytron ora come ora era un po' sfumato. Bisogna vedere dopo, anche perché il meta ora si sposterà verso un meta dove Droll sarà un po' più inutile. Però si vedrà, secondo me non farà niente di male essere a 2 Cyber Angelo Benten. Tenki a 2, vabbè. Adesso si può giocare la versione il cazzo, perché Tribrigade tanto non ha più verte. Quindi non puoi neanche più la versione con i brand. Cioè lo giochi puro praticamente. Esatto. Fusion Destiny, Amen, Nadir, Amen. È rimasto là. Pot of Desire. L'hanno messa una per sbaglio l'altra volta, probabilmente. Cioè, ma non è una carta probabilmente scarsa. Probabilmente la metteranno di nuovo a 3. Ma scusa, che non è una carta scarsa sta qua. No, non è una carta scarsa, ma perché metterla a 1? Poi l'hanno rimessa a 2. Ma perché è una carta fortissima, non ho capito che l'ha rimessa sì, a 2. Okay, vabbè. Trickstar Light Stage arriverà a 3, quindi preparate il vostro mazzo Trickstar, siete contenti. Saranno i nostri amici saranno contenti. Wall of Revealing Light, si sono accorti che esisteva, questa carta insulsa, veramente insulsa. E infine, Mente Salient, Trish, la Samanga di Stallion, Hero Life, Saran Circle, Escape God. L'unico problema è che è rimasto Flanderis intoccato, quindi ci beccheremo comunque Shifter, ci beccheremo comunque Mystic Mind, ci beccheremo comunque Feather cazzo, la Feather Tempesta di Piume. Quindi preparatevi a bestemmiare tantissimo. E comunque la Konami non si rende conto del fatto che un Red Reboot contro tre trappole che ti negano ed è l'unico out per quella casta di carta è il problema principale del gioco, ma se ne renderanno conto fra a few months, a quanto pare. Despia, intoccato, ma ovviamente grazie al cazzo. Anche io ho detto che ne intoccati, grazie al cazzo, sono usciti 2 mesi fa. Sì, infatti, che quello che fa, due cose. Avete pagato 150 euro l'uno, il cazzo di Brave Token, e venite qua a rompere, bisogna metterlo a 2. Ma siete stronzi. Ma che poi, comunque, i Brave Token non è che non li abbiano lasciati lì, cioè, hanno bannato Vertracondo, Rordon e... La Rosa. E anche il mio Miamu. Hanno invitato la Rosa 1. Che era una delle partenze più forti per quel mazzo. Anche Brave. Vabbè, Swarsol puro si può giocare. Boh, bisogna formare sicuro. Ci sarà Swarsol sicuro. Vabbè, che tanto anche Flander, Despia. Flander, Despia e i best. Swarsol la coda. Anche perché Swarsol alla fine ha subito niente. Ha perso una parte di combo che era fortina. Allo stesso tempo, tanti giocatori non la giocavano neanche. Quindi. Sti cazzo. C'è Desire comunque adesso. C'è Desire, almeno adesso non posso più bricare con Dexbot 001, sono molto contento. Piuttosto brichi con 2 Desire in mano. Brico con 2 doppia Desire, sicuramente pescherò Desire più un altro quando adesso uso. E altri mazzi che resteranno nel gioco saranno Eldritch Branded. Beh, Eldritch intoccato. Eldritch non ho capito che non gli abbiamo fatto niente. Cioè era un momento giusto per mettergli o Eldritch Conquistador o Sanguina 1. Niente, vabbè. Non fatto quindi Eldritch Branded che... sarà un altro mazzo. Un altro mazzo, probabilmente potrebbero arrivare i Punk, che anche loro non hanno subito gran cazzo. I Punk hanno perso Aurora. Tu pensi a qualsiasi mazzo che abbia dei Tanner, ti ricordi che combo faceva? No, aspetta, i Punk non fanno Aurora. Ti porta un Calamity, per fare Calamity devono fare il... perché quel mazzo la fa Fibra. Pega Ruler. Di quello Shooting Riser. Shooting Riser mi fa troppo ridere. Hanno detto, può essere che succeda qualcosa. Non ho mai visto mazzo giocarla più di uno. Cioè, non ha proprio senso. Non ha senso. Non ho mai visto mazzo giocarla più di uno. Perché hanno detto, ma fanno Fairy Tail Snow Turbo. Non liberate Fairy Tail Snow, brutti testi. Comunque, per questo video è tutto. Questa banlist è grande, ma non così... incredibile, sinceramente, ho visto di peggio. Sinceramente, sono contento per varie carte. Tante carte torneranno a 3 tranquillamente. State tranquilli. E in ogni caso, per questo video è tutto. Noi ci vediamo al prossimo. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale. E come al solito, ciao, bets.